Sono nella mia camera, sono a trovare il mio amico SpongeBob. Sono nella mia camera, sono a trovare il mio amico SpongeBob. Come avrete intuito, questa lezione vi spiegherà come realizzare un green screen super economico, che potrete usare per dare un tocco di classe e di professionalità al vostro ambiente durante le lezioni a distanza, oppure in mille altre occasioni. Come molte storie importanti, tutto ebbe inizio al supermercato. Hours later. Ok, questo è il risultato finale della tovaglia appesa in funzione di green screen, tovaglia di carta, tra l'altro leggerissima. Ho piazzato una piccola luce di qua, potrei alzare appena la luminosità, ecco, per cercare di avere un'illuminazione un pochino omogenea. Adesso tento il green screen e vediamo se funziona e dove mi catapulterà. Passo alla scena, avete già capito l'ambientazione scelta, abbastanza classica. E adesso attivo il green screen. E pur in maniera non proprio perfetta, in effetti le cuffie riflettono un sacco, però posso considerarmi in spiaggia. Oh sì, oh yeah. Stupidata, però funziona, considerando che è una tovaglia da 3 euro e il resto l'ho trovato in casa. Direi che può essere considerato un esperimento abbastanza riuscito. Basta stare dentro nell'inquadratura, ovviamente.
Ok, ho provato a appendere diversamente il nostro amico green screen, la tovaglia verde da meno di 3 euro e questo è il risultato finale. Vi faccio vedere che ho cercato di compensare appena anche le luci usando questa lampada da comodino che cerca di compensare l'altra fonte luminosa che viene dalla finestra, ovviamente posso girare solo al mattino. E niente, con queste piccole modifiche il risultato finale è questo qua. Non ancora perfetto, chiaramente, ma un pochino più accettabile di prima. Poi si può cambiare naturalmente fondale e dalla spiaggia ci troviamo in una seria biblioteca in cui fare cose molto importanti, tipo correggere le vostre verifiche, cose del genere. Possiamo viceversa scendere in fondo al mare e visitare il nostro amico SpongeBob, che così gentilmente ci ha fornito i quadri di questa puntata, oppure visitare set famosi, che è meglio tacere per problemi di copyright, no, in realtà si tratta del laboratorio di Piton di Harry Potter, oppure i set di Frankenstein, ma anche viaggiare un po' per il mondo senza il signor Gemma, Ehi! unendo cultura e turismo, ad esempio andando in Egitto. Non male per un green screen, tovaglia di carta da meno di 3 euro. Ciao ciao! Ok, con questo insieme direi che è molto professionale, quasi credibile. Mi piace molto. 12 seconds later.